Raggiungono in due, con il volto coperto da passa e montagna, il gabbiotto dove i parcheggiatori si riparano dal sole e custodiscono la cassa. E sotto la minaccia di un coltello in mano a uno dei due rapinatori, si fanno consegnare il denaro incassato fino a quel momento, 1.800 euro. Presi i soldi, fuggono a bordo di un'auto non ancora identificata, forse una utilitaria vecchio modello, a quanto dicono i testimoni. E la dinamica della rapina attuata intorno alle 12.30 da due malviventi, ai danni dei parcheggiatori che lavorano all'interno del gabbiotto dell'area di sosta della riserva naturale di Torre Guaceto nei pressi di Carovigno. Una volta arraffato il bottino, quindi, i rapinatori si sono dileguati. Le 1.800 euro non erano fortunatamente l'intero incasso della giornata, perché i parcheggiatori hanno l'abitudine di spostare il ricavato nel corso della giornata. Sul posto sono giunti i carabinieri del comando provinciale di Brindisi che, dopo aver accolto le testimonianze dei presenti e dei rapinati, hanno avviato le indagini.